Intanto voglio per tutti ragazzi, TG One e le notizie più importanti della settimana, io sono Mr. Joe, iniziamo subito perché ce ne sono tantissime, si parla di Medieval, è ufficiale il 31 ottobre, quindi fra pochissimi giorni avremo il primo trailer di Medieval per PlayStation 4, che a quanto pare, a quanto ha detto Sean Lydon in un PlayStation Blogcast, sarà un remake, una remastered plus alla Shadow of the Colossus dello scorso anno, no, in realtà è di quest'anno, alla Crash Bandicoot Ensign Trilogy, alla Spyro Reignited Trilogy, quindi aspettiamo il 31 ottobre, mamma mia, quanta voglia di Medieval. Jump Force, data di uscita del nuovo picchiaduro crossover di Bandai Namco, è stata annunciata in occasione della Paris Games Week. Il gioco sarà disponibile dal 15 febbraio 2019 per PS4, Xbox One e PC. Oltre ai personaggi che già si conoscevano, sono stati anche aggiunti, sono stati annunciati Ryo da City Hunter e Kenshiro da Fist of the North Star. È uscito Red Dead Redemption 2 e io ancora non ce l'ho perché Amazon è in ritardo sulla consegna, mortacci vostra, Amazon un giorno vi distruggerò. Comunque le recensioni sono uscite il 25 ottobre e lo hanno elevato a capolavoro assoluto perché ragazzi si parla di un gioco che ha un metascore su Metacritic al momento pari a 97 nel momento in cui io sto facendo questo video, 97 su 100. C'è solo una recensione che va proprio controcorrente, le altre è quella di tale Slant Magazine che gli ha dato solo 7, cioè 70 su 100. È un voto che farà discutere anche perché la recensione poi peggiore dopo quella è un 88 su 100, quindi non è male anche 88. Però vabbè, insomma, voi ci state giocando? Spero di no, perché siamo un cazzo Amazon, muoviti con la mia copia, grazie. Uno sviluppatore di Battlefield 5, questa è una bella storia, una bella curiosità, è stato bannato da Call of Duty Black Ops 4 per essere, a quanto pare, troppo bravo. Tale Florian LeBihan, che possiede anche un canale YouTube che è anche un pro player di professione, oltre che uno sviluppatore di DICE, ha infatti pubblicato su Twitter la sua esperienza di ban da Black Ops 4, ha detto che sarebbe stato bannato perché ha fatto troppe kill belle, cioè lui è molto bravo a giocare a Black Ops 4 e quindi Treyarch lo ha bannato. Mi sembra strano, comunque se appunto verrà verificato che il giocatore non ha infranto alcuna regola, sono sicuro che Treyarch lo riammetterà, però intanto è curioso, ecco, che proprio uno sviluppatore di Battlefield 5 sia stato bannato dalla concorrenza, questo è incredibile, quanto è piccolo il mondo. È arrivato Halloween su Fortnite, c'è l'evento Fortnitemers, capito? Fortnitemers, ed è stata introdotta per la prima volta una meccanica PvE nella Battle Royale, è la prima volta in assoluto che arriva su Fortnite questo tipo di meccanica. Sono stati aggiunti dei nemici controllati dal computer che dobbiamo uccidere perché ci fanno male, e sono lo zombie, un po' di novità, un po' di cambiamento. Arrivano nelle zone corrotte dal cubo oscuro apparso alcuni mesi fa, sono i primi nemici controllati dalla CPU mai introdotti in Fortnite e magari ne aggiungeranno anche altri nei prossimi update. Ecco, volete dire che forse è un caso che ci siano gli zombie dopo che è uscito Blackout di Treyarch, che ha gli zombie nella Battle Royale? Io non sto assolutamente accusando nessuno. Alleluia, follow JC Go, che significa follow Jesus Christ Go. Ma che cos'è follow Jesus Christ Go? È un gioco approvato dal Vaticano, uguale a Pokémon Go, solo che invece di trovare i Pokémon dovete trovare i santi e i personaggi della Bibbia. Questo è il gioco che ha fatto parlare di sé in questi giorni. Praticamente è sempre un gioco in realtà aumentata e basato appunto sul GPS. Troverete per le strade vari personaggi appartenenti alla Bibbia da catturare, rispondendo correttamente a delle domande sul loro conto, quindi non tirandogli una Pokéball. Una volta catturato il santo, trovato per strada, potrete inserirlo nel vostro team. Il team di evangelizzazione. Io ragazzi, no, cioè, sto leggendo la news e non ci voglio credere in questo momento. Comunque, per quanto riguarda la valuta ufficiale del gioco, sono i denarios, potranno essere ottenuti nelle zone segnate del vostro GPS, guardando anche della pubblicità, oppure sentite bene, donando anche dei soldi in beneficenza. Quindi se donate dei soldi in beneficenza, vi verrà trasformata nella valuta virtuale del gioco. Ecco, non sappiamo quando potremo giocarlo ancora in Italia, però io sono già partito a caccia di santi, soprattutto dopo che Amazon non mi ha inviato la copia di Red Dead Redemption.
Durante lo scorso weekend si è tenuto il Classic Tetris World Championship a Portland, dove il campione in carica Jonas Neubauer, che sembra un protagonista di un ciclone in convento, ha affrontato in duello per giudicarsi il titolo di campione del mondo del leggendario Tetris molti altri giocatori. Neubauer, insomma, il vecchio campione ha 7 titoli alle spalle, ma contro Joseph Sailly di 16 anni ha perso. Il nuovo campione del mondo di Tetris ha 16 anni. In descrizione vi lascio una notizia con la sua foto, era molto commosso ovviamente durante l'intervista, ha anche parlato appunto di quanto sia incredibile per lui aver vinto il campionato del mondo di Tetris. Destiny 3 è già in sviluppo? Questo è il rumor della settimana e secondo me è assolutamente vero, anche perché penso che uscirà nel 2020. Ne ha parlato Peach Games in un report alcuni giorni fa. La casa Bungie ovviamente avrebbe dato il via ai lavori su Destiny 3, sarebbe già stato scelto il director di Destiny 3, che è Chris Barrett. Sarebbe un gioco che andrebbe a puntare sui poteri dell'oscurità per i guardiani e su molte più meccaniche RPG, senza però dimenticare l'anima di Destiny. Verranno riutilizzate alcune meccaniche e modalità di successo introdotte in Destiny 2, e sempre questo report afferma che Destiny 3 potrebbe uscire nel 2020, quindi quando sarà, diciamo, finito anno 3 di Destiny 2. In effetti, se seguirà Destiny 2 l'andamento del primo gioco, avremo un'altra espansione il prossimo settembre e poi, diciamo, nel 2020 avremo il nuovo corso con Destiny 3. A quel punto, se uscirà nel 2020, potrebbe essere in effetti un progetto cross gen, quindi ad esempio su console Sony, su PS4 e anche PS5. Microsoft vuole estendere Xbox Game Pass, l'abbonamento mensile di 10 euro al mese circa, per permettere ai videogiocatori possessori di Xbox di sfogliare un vasto catalogo di titoli a disposizione anche per PC. Cioè, Xbox Game Pass arriverà anche su PC e lo farà nel senso che arriverà una versione completa, cioè il Game Pass è già disponibile su PC ma limitatamente, cioè non c'è l'intera, come dire, libreria, ecco, a disposizione. Con questa nuova versione ci saranno tutti i giochi disponibili. Ovviamente una versione per Windows 10 permetterà ai giocatori di godersi appieno il pass, quindi un avvicinamento del mondo Microsoft Xbox al mondo PC. È la naturale evoluzione, anche perché lo streaming dei giochi, insomma, servizi a pagamento di questo tipo probabilmente saranno, insomma, una cosa abbastanza normale in futuro. Beh, ragazzi, finalmente siamo arrivati alla fine. È stato un TG abbastanza, non tanto lungo, ma denso di contenuti. Io vi saluto, ci vediamo in un altro video. Buonanotte, buongiorno, buonanotte, buonanotte, buon Red Dead Redemption.